Sì, andiamo giù che c'è da registrare il TG dei ragazzi. Ciao! Ma dove state andando? Al TG dei ragazzi. Davvero? Ma che bravi! Ah, già, avevo già visto una volta, sì. Ma lo sapete che a proposito, l'altro giorno, oggi è domenica, sì, ieri l'altro è stato l'anniversario della cattedrale. Sapevate? Sì o no? No, che ve lo dico io. Sapete quanti anni compie la cattedrale? No. 49, ha compiuto 49 anni. Sapete quanti anni so io? 75 quasi, sono più vecchio della cattedrale, pensa un pochettino che roba. Non sapevate queste cose. Ma sapete che una festa è stata una festa veramente importante, straordinaria. Il prossimo anno addirittura saranno 50 anni, ma ci pensate? La nostra cattedrale è una cattedrale. Noi spezzini non gli diamo tanto, tanto peso così. Ma pensate, proprio l'altra mattina sono venuti degli studenti di architettura da Venezia addirittura, con i loro professori, erano qui a chiedermi tutte le cose della cattedrale, erano entusiasti, ma che bellezza, sappiamo che l'ha progettato un certo architetto Libera, un architetto Galeazzi qua di Spezia, e proprio appunto è stata inaugurata il 3 maggio del 1975. È una struttura veramente bella, bellissima, insomma, quindi noi spedini dobbiamo conoscerla un po' di più, perché è proprio un grande monumento. E loro mi chiedevano come hanno fatto a farla, tutte le cose, insomma, quel che potevo, gli ho cercato di dirglielo, insomma, e abbiamo fatto una cosa, spero che sia stata interessante per loro, ma deve diventare anche per noi, perché è la nostra chiesa più importante che abbiamo. Benvenuti a una nuova puntata del TG dei ragazzi. Le parole non fanno bollicine. È il titolo dell'ultimo libro della scrittrice psicopedagogista Tiziana Cecchinelli. Vediamo l'intervista realizzata a Gabriele. Tiziana Cecchinelli, psicopedagogista, da anni opera sul nostro territorio. Come professionista sui disturbi specifici dell'apprendimento. È maggiormente conosciuta per il suo impegno rivolto alla disabilità, soprattutto quella sensoriale, e alla diffusione della conoscenza della LIS, la lingua dei segni italiana, da poco riconosciuta anche in Italia. Tiziana ha scritto molti libri. Quello di cui parliamo oggi l'ha scritto insieme ad Alessandro Gabusi e si intitola Le parole non fanno bollicine. Un libro che parla dell'importanza del corpo e della gestione della voce. Come e da cosa è nata l'idea di scrivere questo libro? Io e Alessandro proveniamo da due mondi professionali completamente diversi, quindi lui si occupa di comunicazione in ambito aziendale e io invece, insomma, mi occupo di molte delle cose di cui tu accennavi. È nata proprio perché vorremmo insegnare ai bambini e anche ai ragazzi, perché questo libro è stato scritto in una doppia versione, questo è per bambini e poi c'è un altro libro molto simile per ragazzi, vorremmo proprio insegnare a gestire tutte quelle espressioni della comunicazione non verbale che hanno a che fare appunto con il linguaggio del corpo, con la voce, con la postura, che sono fondamentali per la comunicazione. Cosa volete comunicare a chi vi rivolgete? Diciamo che è un libro scritto da bambini perché sono i bambini che parlano in prima persona e raccontano del loro corpo, delle loro manifestazioni, insomma, anche delle gestualità che non riescono bene a definire e a controllare. Quindi è scritto per i bambini, però è rivolto non solo ai bambini, è rivolto anche a tutte quelle figure adulte di riferimento che compaiono nel libro e che in ciascuna storia cercano di suggerire una strategia proprio per risolvere una qualche difficoltà. Possiamo dire che le parole sono come semini che piantiamo nel terreno della conoscenza e della comunicazione. È per questo che sono molto importanti. Le parole sono molto importanti, però sono anche tanto importanti le sfumature che sono intorno alle parole, cioè il modo in cui diciamo le parole. Ci sono parole che hanno un peso diverso se le diciamo con una coloritura diversa. Ecco, è questa coloritura che noi vorremmo insegnare sin dalla scuola primaria. Le parole ci permettono di condividere emozioni, esprimere gioia, tristezza, rabbia o amore. Sono il ponte tra il nostro mondo interiore e quello esterno. Certo, perché anche la scelta delle parole dice qualcosa di te, il perché scegli una parola invece di un'altra.
E quindi certo che derivano dal nostro mondo interiore, così come deriva tutto quello che è l'aspetto emotivo dalla nostra parte più interiore. E molte volte le emozioni non usano le parole, anzi più delle volte le emozioni non usano parole, ma usano proprio tutti questi aspetti della comunicazione di cui tentiamo di dare un po' prova ed espressione in questo libro. All'interno del libro ci sono storie, ma anche esercizi. Come mai avete scelto questa formula? Allora, il libro è diviso in due parti. La prima parte è proprio formato da storie che i bambini raccontano e quindi narrano alcune particolarità. Io, rileggendo questo libro, mi sono detta, se lo avessi letto quando ero piccola, probabilmente avrei gestito meglio alcune cose che invece mi hanno creato magari imbarazzo durante anche il mio percorso di crescita. E quindi la prima parte sono storie, la seconda parte sono esercizi legati proprio alla problematica che ciascuna storia ripropone. Però molti degli esercizi che noi poi abbiamo raccolto nella seconda parte vengono anche proposti all'interno delle storie proprio dall'adulto di riferimento che ogni volta compare nella storia, proprio perché per noi è importante pensare che i nostri bambini, i nostri ragazzi abbiano sempre un adulto di riferimento all'interno della famiglia o fuori dalla famiglia. Nel libro si parla del comportamento non verbale o paraverbale. Ci puoi spiegare il significato? Allora, il comportamento non verbale è tutto quello che noi non diciamo a parole. Per esempio, io adesso ti sto manifestando il mio interesse per questa nostra intervista perché ho un rossore che mi colora il viso e perché probabilmente, insomma, sono molto più agitata di come normalmente sono. E questo naturalmente esprime, è un mio comportamento, è una mia manifestazione non verbale che esprime un mio sentito e che probabilmente se connoto, definisco in un certo modo, riesco anche a vivere con maggiore leggerezza. Il paraverbale invece ha a che fare proprio con la voce. Noi abbiamo uno strumento meraviglioso che è la nostra voce, ma non la sappiamo usare. E non sappiamo che la voce ha tantissime sfumature, che può avere un ritmo, un tono, tantissime caratteristiche e sulle quali veramente ci si esercita poco, a meno che uno non abbia intenzione di fare il cantante, per cui fa un percorso particolare. Ecco, direi che sulla voce ci possiamo lavorare a prescindere dal diventare o no cantanti. Quanto è utile questo libro? Ma io voglio sperare che lo sia, anche perché quando mi impegno a lavorare a dei progetti editoriali è perché penso di poter lasciare un semino, come dicevi tu. Quindi credo che possa essere utile proprio perché se io bambina lo avessi avuto, ne avrei sicuramente ricevuto una qualche utilità. Ringraziamo Tiziana Cecchinelli e a voi studio. La festa della liberazione, vista con gli occhi degli studenti del laboratorio di giornalismo televisivo dell'Istituto Cappellini Savo della Spezia. Vediamo. Ringrazio gli ospiti che quest'anno hanno accettato il nostro invito a intervenire durante la cerimonia, il professor Marco Doria, docente di storia economica presso l'Università di Genova, l'avvocato Paolo Cucci, presidente della sezione ANPI provinciale, la dottoressa Doriana Ferrato, che ci raggiungerà più tardi, che è presidente dell'ANED di Spezia. A chiusura degli interventi dei nostri ospiti, le giovani persone del corso di telegiornalismo della Scuola Superiore Cappellini Sauro presteranno la voce a quattro grandi protagonisti di questa cerimonia. Valentina Merani, presidente della sezione ANPI dell'Otto Melara. Perché è importante questa cerimonia? Questa cerimonia viene fatta ogni anno per celebrare l'anniversario della liberazione, ma anche per commemorare il sacrificio di quattro colleghi Otto Melara che sono stati deportati dopo aver partecipato agli scioperi del 1944. È importante commemorare il loro sacrificio perché oggi come oggi manifestare dissenso è considerato un atto rivoluzionario. Oggi se possiamo manifestare, se possiamo riunirci in associazioni e anche grazie al sacrificio di persone come Castagnaro, come San Venero, Milone e Ioriche Natali che hanno sacrificato tutto per poterci far arrivare ad avere libertà e a una Costituzione che tutela questi diritti.
Oggi siamo qui con Riccardo Bronzi, rappresentante sindacale dell'8 Melara. Volevo chiederle qual è la differenza tra gli scioperi del 1944 e quelli che conosciamo noi oggi? È una differenza molto importante perché nel 1944 gli scioperi erano vietati, mentre oggi gli scioperi di oggi sono un diritto costituzionale, quindi è scritto sulla Costituzione, il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione. Quindi oggi il sindacato libero, anche questo sancito dalla Costituzione, l'associazione sindacale è sancita dalla Costituzione, il sindacato può indire lo sciopero ed è una cosa legale. Nel 1944 era una cosa illegale. Gli scioperi del 1944 furono un primo atto di resistenza, cioè gli operai delle fabbriche decisero di entrare in sciopero contro l'invasore nazista, quindi fu un primo atto di resistenza che non era quello dei partigiani, diciamo, ai monti, ma fu proprio un atto collettivo di tutti gli operai, di tutti i dipendenti delle fabbriche contro l'invasione nazista. Siamo qui col presidente provinciale dell'ANPI, Paolo Pucci. Che cosa vuol dire essere antifascista nel 2024 e che cos'è l'antifascismo? L'antifascismo è rispettare quei parametri che ci detta la nostra Costituzione, che è sorta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che è stata scritta in base all'esperienza resistenziale fatta appunto durante il periodo che viene dopo l'8 settembre, in cui diciamo c'è stato l'armistizio, sino appunto alla fine della guerra. Da questa esperienza di resistenza contro il nazifascismo sono stati poi trasfusi nella nostra Costituzione i principi che tutt'oggi dovrebbero governare il nostro paese, i principi di solidarietà, eguaglianza, diritto al lavoro, insomma tutti quei principi che oggi devono ancora essere, per questo che è attuale essere antifascisti oggi, ancora oggi, proprio perché la nostra Costituzione è un quadro programmatico di come deve essere il nostro Stato. Alessandra Vesco, archivista dell'Associazione Museo Melara. Qual è il ruolo della memoria? Allora, questa è una bellissima domanda. Per un archivista il ruolo della memoria è fondamentale. All'interno dell'azienda abbiamo un archivio storico nel quale conserviamo i documenti dal 1905, l'anno di edificazione dello stabilimento. Quindi per noi questa è memoria, valorizzare, conservare, utilizzare anche a fini culturali questo patrimonio enorme conservato nell'archivio dell'azienda. Dall'8 Melara è tutto, linea allo studio. Il 25 aprile si è svolto a Roma l'Organ Day 2024. Per noi era presente Damiano, vediamo il servizio. Lo scorso 25 aprile si è svolta a Roma la 19ª edizione dell'Organ Day. Questa manifestazione ha richiamato nella città eterna moltissimi appassionati che dal 2005, anno in cui l'evento fu tenuto a battesimo dal maestro Ugo Leoni, partecipano a questa giornata, essendo in maggior parte liberi dal servizio liturgico. Sedi dell'incontro sono stati nell'ordine la chiesa di Santa Maria degli Angeli ed il suo magnifico organo, ultimato in occasione del Giubileo del 2000. Quindi la Basilica del San Giovanni in Laterano e i suoi quattro strumenti. Nel pomeriggio è stata particolarmente emozionante la visita della chiesa di San Luigi dei Francesi, grazie anche alle spiegazioni del maestro Gabriele Grimonti. Thank you.
A conclusione della giornata, la visita al Pontificio Istituto per la Musica Sacra. Siamo qui con l'organizzatore dell'Organ Day, Giuseppe Di Staso. Come mai quest'anno l'Organ Day si svolge proprio a Roma? Allora, quest'anno abbiamo deciso di organizzare l'Organ Day a Roma perché finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti ad avere la disponibilità di chiese e maestri che ci permettono oggi di entrare con oltre 100 appassionati e organisti da tutta Italia in chiese tipo San Giovanni Laterano, San Luigi dei Francesi, dove abitualmente non è possibile suonare l'organo. Qual è l'importanza della musica sacra ed in particolare dell'organo nella liturgia? Beh, secondo me la musica sacra e l'organo rivestono un ruolo molto importante nella liturgia. Infatti ultimamente assistiamo spesso a tentativi da parte di altri strumenti o comunque di altre persone che cercano relegare l'organo a strumento secondario della liturgia. Ma l'organo è nato come strumento principe della liturgia, è appunto uno strumento che è in grado di sostenere la liturgia. Ma non solo, è anche uno strumento carico di colori e carico di suoni che è in grado appunto di elevare l'animo dei fedeli a Dio e alle cose celesti. Questa è una cosa molto importante, tant'è vero che se sentiamo un organo all'interno di una chiesa che suona durante la liturgia non è la stessa cosa di sentire una messa magari con altri strumenti. Abbiamo qui Luca. Esistono già in Italia delle figure organistiche professionali? Secondo te sarebbe importante istituirle? Allora, che io sappia ci sono alcune realtà che al giorno d'oggi promuovono questa esperienza e questa professione, appunto l'organista liturgico, però purtroppo sono troppo rare, diciamo, cioè si parla di 4-5 realtà, di quelle più grandi, Roma, Venezia, altre zone, insomma, e sarebbe molto importante in realtà avere un regolamento a riguardo, dare comunque maggiore importanza a questa figura dell'organista che dà quella cosa in più all'animazione liturgica che altre possibilità non danno. Ce l'abbiamo proprio sul Concilio Vaticano II, lo strumento in grande onore nelle chiese, l'unico capace di elevare così lo spirito. E quindi come cristiani saremmo anche chiamati all'obbedienza di quello che è il regolamento che ci dà il Papa o le altre istituzioni. In questo clima amichevole, tanto scambio di opinioni e condivisione di esperienze tra persone provenienti da ogni parte d'Italia. Ma viene da domandarsi quanti organi di grande valore storico giacciono abbandonati, bisognosi di restauri, dimenticati insomma. Quanta necessità vi sarebbe di organisti che potessero mettersi al servizio della liturgia? La questione è sicuramente complessa, ma l'entusiasmo e la passione di chi ha partecipato e di chi ha organizzato l'Organ Day ci fa ben sperare. San Vigilini, è il piatto che ci preparerò oggi Michele. Non so cosa siano, ma facciamocelo spiegare da lui. I San Vigilini, biscotti tipici gardesani, nati attorno agli anni 40. Ma soprattutto sono buoni e facili da preparare. Gli ingredienti sono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero e una bacca di vaniglia, 200 g di burro, 3 uova, 140 g di uvetta, 16 g di lievito, la scorza di un limone grattugiato e un pizzico di sale. Iniziamo a lavorare il burro con lo zucchero. Versiamo il burro, lo zucchero e mescoliamo. Adesso uniamo le uova. Uniamo la farina, un pizzico di sale e il bacio di vaniglia. Aggiungiamo la scorza di limone e stiamo attenti a non metterci la parte bianca. Procediamo con l'impasto. Aggiungiamo il lievito
L'impasto è pronto. Io lo divido in due parti perché farò una variante con il cioccolato. Aggiungo l'uvetta. E nell'altro aggiungo il cioccolato. Ed ora è arrivato il momento di metterla a riposare in frigo. Adesso la mettiamo a riposare in frigo a 4 gradi per 30 minuti. Adesso iniziamo a comporre San Vigilini facendo delle palline da circa 20 grammi l'una. Li possiamo infornare a 180 gradi per 15-18 minuti circa. I nostri San Vigilini sono sfornati, li possiamo decorare con un po' di zucchero a velo. Controlliamo se sono cotti. Sono ottimi. Ed ora il piatto è pronto e a voi studio. Ed ora il consueto appuntamento con la posta di Greg. Ragazzi, sono ancora nel bosco, non riesco a trovare zio Gino, lo stiamo cercando io e Greg, ma non lo troviamo. Proviamo a richiamarlo un attimo. Zio Gino! Zio Gino! Forse l'ho trovato, aspettate! Zio Gino, eccoti finalmente! Ti cercavo! Ah, te mi cercavi! Ti cercavamo io e Greg! Dici? Dico! Ma facci un po' un commento a caldo! Ho freddo! Sì, va bene, c'è un po' freddo! Te in manichetta! Sì, ho le maniche corte, ma io ho sempre caldo! E non adesivo! Ne de agio, ne de agion, ne te cavare felizon! Sì, va bene. Ho fatto la mia fiaschetta di vino! Ce l'ho io, guarda, non ti preoccupare, l'abbiamo trovata io e Greg, adesso ce l'ha Greg. E dov'è? Non lo so, adesso lo cercheremo. Ma tu dov'eri? Non lo so. L'abbiamo visto che non lo sai, Va bene, dai. Oh, guarda, è arrivata una letterina. Dai, leggila! Ma te sei come quell'altro, non lo so, sei come Greg. Vediamo un po' chi ce la scrive, guarda, ce la scrive una bimba che si chiama Diletta. Ciao Diletta! Ecco, appunto, e dice: ciao Greg, ciao zio Gino. Sono io. Sì, questo mi pare già riconoscerlo. E ciao Cri, ciao. Oggi vi voglio raccontare della mia gita a tema carnevale a Viareggio. Ma non siamo mica a febbraio? No, ma siamo a maggio. No. Come no? Sì, siamo a maggio. Questo freddo è a gembre. Gembre? Sì. E cosa vuol dire? È un misto fra maggio e novembre. Zio Gino, ma insomma. Insomma, dice che alle 8.30 in punto siamo partiti e siamo saliti sull'autobus. Che togo! E ci siamo scaraventati dalle scale per l'agitazione di fare una gita. L'ho fatta anch'io la gita. E dove sei andato? Al Parco della Linea in Francia. Ah, con le maestre? Sì, ci hanno dato la merenda. Ah, e cosa mi ha dato la merenda? Pane, acqua e zucchero. Mamma mia, altri tempi. E poi dice: io mi sono seduta vicino alla Ludo. Ciao Ludo! Una delle mie migliori amiche. Accanto a noi c'erano Pietro e Tommaso, i bambini della quarta, simpaticissimi. Ciao a tutti! E con loro ci siamo divertiti un sacco nel viaggio che per noi è durato 5 minuti. E cosa avevano, il teletrasporto? No, 5 minuti nel senso che si stavano divertendo così tanto. Arrivati abbiamo fatto una super merenda. Pane con zucchero? Non credo. E dopo qualche minuto una guida ci ha accolto e si chiamava Alessio. La guida Alessio! Cosa guida? No, guida nella
nella loro gita. Sicuro? Penso di sì. E ci ha fatto vedere carri fantastici, visto? E ci ha fatto fare un lavoretto con la carta pesta. Anche noi l'avevamo fatto. Con la carta pesta? No, con la carta igienica. Ma dai, zio Gino, per favore. Poi aggiunge, mi sono divertito a mondo. Ciao, un bacio da Diletta. Ciao Diletta, grazie per la tua bella letterina, sei stata gentilissima. Infatti è stata molto gentile. Ma poi dobbiamo salutare qualcuno. Eh sì, mi ha scritto E. E chi è? Si chiama Nunzia. Ah, salutiamo la Nunzia allora, perché? È rimasta sera a letto con la schiena bloccata. Come mai? Ha fatto qualche sforzo. Ah, ho capito, va bene, allora ciao Nunzia, mi raccomando, riprenditi presto che ti aspettiamo. Esatto, ti aspetto, vieni a bere un glotto di vin insieme. Va bene, dai, quello, vediamo. Martina, quanti anni ha? È grande, è una nonna. Ah, ok, va bene, perfetto, allora via, io direi che ci possiamo salutare, ma andiamo a chiamare Greg, così ti facciamo vedere che ti ho trovato. E dove è? Non lo so. Aspetta, Greg! Chiamalo, vai. Greg, vieni che ho trovato zio Gino. Greg! Lo vado a cercare, ciao! No, ma non andare via! Zio Gino! Ho perso Greg, ho trovato zio Gino. Adesso ho perso zio Gino e ho perso anche Greg. Va bene, speriamo di trovarli. Magari riusciamo a fare l'angolo della posta insieme. Ciao ragazzi, alla prossima! Il nostro TG termina qui, vi aspettiamo alla prossima puntata.